Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Meglio raga mettersi un outfit adatto. Già così va molto meglio. Raga, in questo video devo dirvi un sacco di cose. Prima cosa raga, tengo subito a precisare: l'ultimo video ragazzi non è andato al massimo, poiché ragazzi ieri dopo aver pubblicato il video ero molto molto incazzato e quindi ho detto mi voglio estraniare dal mondo almeno per un'ora. Dopo ragazzi sono tornato, risposto ai commenti e sono andato a dormire. Ho notato anche raga che i commenti erano stati disattivati, non so per quale motivo, però vabbè, li ho riattivati. E ragazzi, però il problema di fondo principale è stato che solo il giorno dopo mi sono accorto che nel titolo ho messo Regina Chievo anziché Regina Venezia. In molti non l'avete visto. Se volete andarla a vedere, raga, qua sotto ve lo lascio sia qua sotto in descrizione che qua sopra, oppure cercatelo nel mio canale, perché quel video raga spacco davvero tutto. Allora raga, è stato esonerato Toscano. Grazie di tutto veramente Mimmo Toscano, dalla prima cosa che hai fatto all'ultima cosa. Ti ringraziamo noi tutti i tifosi di tutto, che oltre ad essere stato un allenatore tu sei stato proprio il regino dentro. Ci hai portato dalla serie C alla serie B e per questo veramente te ne saremo grati per sempre nella storia della regina. Però raga, è anche da dire che adesso era il momento di cambiare assolutamente aria, quindi il presidente Gallo ha fatto strabene a mandarlo via. Già da giornate Toscano veniva criticato in ambito calcistico, ovviamente, anche perché raga i punti non stavano arrivando. Adesso siamo anche in zona playout, zona retrocessione, raga un macello. Uno di questi giorni raga farò una live qua su YouTube, quindi ragazzi attivate la campanella per esserci, così vi arriva per forza la notifica e così stiamo tutti insieme. L'ultima live che ho fatto è andata molto bene, ci siamo divertiti tantissimo e chi c'era in quella live può confermare qua sotto. Inizialmente si è parlato di 3 allenatori nuovi, poi ci sono state un botto di notizie fake tipo De Rossi, che vabbè. Il presidente Gallo ieri sera dopo la partita Regina Venezia persa in casa 2-1 ha ufficialmente esonerato Mimmo Toscano. I primi 3 ragazzi sono stati Stellone, Andreazzoli e Stramaccioni. Tra questi 3 ragazzi quello che preferisco di più, se devo essere sincero, era Andreazzoli. Fin dai tempi dell'Empoli mi è sempre piaciuto come allenatore e mi è sempre piaciuto il suo modo di pensare in ambito tattico e in ambito calcistico. Quindi dei 3 raga avrei preferito Andreazzoli, bensì non ne arrivò nessuno dei 3. Non so se raga è arrivato ufficialmente, forse è una questione di ore o di minuti o di secondi, ma ragazzi arriva Marco Baroni. Beh raga, che dire, niente male assolutamente raga. Baroni ragazzi ha allenato il Benevento e gli ha fatto vincere il campionato promuovendolo in Serie A. L'anno dopo raga ha allenato il Frosinone, anche essa squadra in Serie A. E l'anno scorso ragazzi ha allenato la Cremonese. Secondo me Baroni per il modo di giocare è proprio perfetto per la regina, soprattutto perché riesce a giocare sia con il 3-5-2, il modulo raga di Toscano, e sia con il 4-2-3-1 oppure un 4-3-3, comunque riesce a fare più moduli. È un ottimo allenatore raga. Io raga ho molta ma molta fiducia in lui. Sta a vedere mo, 5 partite 5 sconfitte. Speriamo di no. Ragazzi avrei ancora tantissimo da dire a riguardo, però sinceramente preferisco parlarne in live tutti quanti insieme. Quindi raga, uno di questi giorni farò una bella live dove vi coinvolgerò tutti e dove appunto saremo tutti insieme a parlarne. Quindi se non l'avete ancora fatto ragazzi, attivate la notifica, iscrivetevi al canale per non perdervi nessun video, nessuna live, nessun cazzo e mazzo. Da Belmo Regina ragazzi è tutto e dai raga riprendiamoci, ciao a tutti.